ma te sai che hai preso il primo premio, mai più, perché mi ci più mai neguta. Ho una pensionata di 84 anni, ci più i 150 euro al mi. Mi parerà che ci abbia anche un tera. L'estrazione dei biglietti della lotteria indetta dal comune di Villa di Serio per raccogliere fondi a favore dell'associazione Volontari per l'assistenza bisognosa di un nuovo e più moderno automezzo ha premiato, mai termine più appropriato, Lina Pesenti, un'arzilla impegnatissima 84enne da sempre residente in paese. Fin qui nulla di particolare, se non fosse per il fatto che l'insolito ma ghiotto primo premio riguardava il famigerato rimborso dell'IMU. Il fatto è divenuto di grande risonanza, tanto da interessare anche i TG nazionali. E dai, anche la soddisfazione, dai. L'anziana, che si adopera da tempo dedicando il proprio tempo libero al locale centro diurno e all'assistenza di persone bisognose, ha commentato: avevo già pagato come tutti la tassa, ma sono molto contenta di vedermela rimborsare. Io so che lei è molto impegnata, fa molto per il prossimo. Mi racconta un po' la sua giornata. Potrà la mia giornata, al martedì devo andare giù al centro diurno perché faccio la volontaria, e al mercoledì sono qui di una signora qui che c'ha l'Alzheimer e va la badante va a fare il giro e sto lì fino alle 6:30 la sera, dopo che la mesette, che è i miei nipoti che devo correrci dietro anche a loro, potà, fino ad ecco a moi deiga negota, grazie a Dio. Dopo non lo so se è il signore che mi aiuta, perché il mio uomo ha fatto un incidente lì sulla strada, 72 anni, è andato fuori, è venuto dentro morto. E il Signore e la Madonna che mi guida, ho capito? Ecco, perché dopo mi viene addosso di quelle cose e mi sono messa dentro perché altrimenti non riuscivo, perché ho fatto un esaurimento, mica da scherzare. Però il Signore mi ha aiutato bene e anche aiutato la sede, perché mi fa ergota. Dopo sono dentro anche nel San Vincenzo, così aiuto ancora un po'. Tacchegheria lui!